Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Puralpine Wellness. A cosa serve? Puralpine Wellness ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli massaggi e sport. È commercializzato in Italia dall'azienda Pharmaderm SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Pharmaderm SRL. Concessionario: Pharmaderm SRL. Categoria di appartenenza: massaggi e sport. Confezioni: Puralpine Wellness unguento balsamico 30 ml. Indicazioni: a base di oli essenziali tradizionalmente noti per la loro azione rinfrescante e decongestionante, invita delicatamente il respiro ad aprirsi per un immediato sollievo. Descrizione e caratteristiche: Puralpine Wellness concentra l'aria frizzante di alta montagna, le essenze delle piante curative tradizionali, il relax dei più esclusivi centri benessere alpini e la purezza dei boschi incontaminati. L'assoluta fusione di cielo, terra, cuore e natura per una profonda sensazione di freschezza e libertà da vivere giorno per giorno. Grazie alla sua azione riscaldante determinata dall'attività stimolante sul microcircolo cutaneo, la resina di abete è utile per massaggi su articolazioni irrigidite e doloranti e per bagni balsamici ad azione tonificante e rigenerante. Sgonfia gli edemi e i gonfiori e ha proprietà distensiva e antispasmodica su muscoli dolenti o in caso di crampi. La canfora si ricava dal legno dell'albero di cinnamomum ed assorbita velocemente attraverso la pelle. Nel sito di applicazione a piccoli dosaggi produce una sensazione di raffreddamento, mentre a dosaggi elevati ha azione stimolante e rubefacente, utile soprattutto in caso di traumi sportivi e reumatismi. La sua elevata volatilità, associata a proprietà antisettiche ed antinfiammatorie, la rende utile anche in caso di disturbi da raffreddamento. L'olio essenziale di eucalipto ha riconosciute proprietà antibatteriche, antivirali, balsamiche. È ricco di cineolo, eucaliptolo e monoterpeni. Svolge attività analgesica ed antinfiammatoria, riducendo i livelli di prostaglandine. Inibisce la proliferazione di microorganismi nelle mucose bronchiali e nei semi nasali agendo come antibatterico contro H. influenzae, Staphylococcus spp, Klebsiella spp. La quercetina e l'iperoside hanno dimostrato in vitro attività anti-influenza di tipo A. Ha proprietà espettoranti e stimola le secrezioni mucose con effetto surfattante. La menta è utilizzata nella medicina popolare per un immenso numero di usi. Capogiri, mal di testa, infiammazioni, alitosi, geloni sono solo alcuni esempi. Il suo profumo, dolce e fresco, combatte la stanchezza e possiede proprietà energizzanti, rinfrescanti e stimolanti su corpo e mente. È utilizzata per frizioni antidolorifiche. Facilita la respirazione e viene spesso utilizzato come decongestionante nasale. Le componenti volatili del suo olio, soprattutto canfora e mentolo, sono antisettiche ed hanno attività antibatterica in vitro, soprattutto su alcuni patogeni del tratto respiratorio, esempio H. influenzae, S. pneumoniae, S. aureus, e contrastano le infezioni. Il mentolo ed il flavonoide luteolina 7, o rutinoside, contrastano in vitro la produzione dei mediatori dell'infiammazione ed il rilascio di istamina. Spasmolitico della muscolatura liscia e modulatore dell'attività del sistema nervoso centrale, contribuisce alla riduzione di tosse ed asma. L'olio essenziale di timo è ricco di fenoli, in particolare timolo e carvacrolo, che conferiscono proprietà antisettiche e germicide altissime. L'essenza, se ingerita, viene eliminata per via polmonare ed ha una riconosciuta attività balsamica, fluidificante, espettorante, spasmolitica ed antitossiva. Ad uso topico esplica una riconosciuta azione stimolante e calma l'artrite, i dolori muscolari, il prurito. Avvertenze: i prodotti ad uso topico sono sconsigliati in gravidanza, in allattamento e nei bambini, per l'elevato contenuto di oli essenziali che risultano controindicati in queste specifiche circostanze. Allergeni: senza parabeni, petrolati, PEG, profumi sintetici. Componenti e ingredienti: canfora, mentolo, mix di oli essenziali, menta, eucalipto, timo, idrogenated vegetable oil, caprilic / capric triglyceride, ricinus communis, castor, seed oil, idrogenated coco glycerides, cera alba, beeswax, abies sibirica oil, aluminum star cocktail succinate, idrogenated castor oil, camphor, mentol, polyglyceryl, 4 isostearate, butyrospermum parkii, shea, butter, menta piperita, peppermint, oil, eucalyptus
Timus globulus aleafoil, Timus vulgaris, Time, Flower barra aleafoil, Olea europaea, Olive, Fruit oil, Oriza sativa, Rice, Bran oil, Limonene, Linalol. Oli essenziali 100% naturali. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, parafarmaco esaminato.